dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il Verbo della vita, poiché la vita si è fatta visibile, noi l'abbiamo veduta e di ciò rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna, che era presso il Padre e si è resa visibile a noi. Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. La nostra comunione è col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia perfetta. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che ora vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che siamo in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se riconosciamo i nostri peccati, Egli che è fedele e giusto ci perdonerà i peccati e ci purificherà da ogni colpa. Se diciamo che non abbiamo peccato, facciamo di Lui un bugiardo e la sua parola non è in noi. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Iniziamo questa sera la splendida lettura della prima lettera di San Giovanni, ci accompagnerà il prossimo giovedì e poi la riprenderemo nel tempo di Pasqua, che è proprio quello in cui la stessa liturgia della Chiesa ci inviterà a volgere lo sguardo sulle parole di questo grande apostolo, il cantore dell'amore di Gesù. In questo primo capitolo della sua prima lettera, San Giovanni invita anzitutto ciascuno di noi alla contemplazione, con questo termine che forse per qualcuno suona un po' difficile, ma molto comprensibile. Cosa significa contemplare etimologicamente? Contemplare è guardare con attenzione, come dire, con uno sguardo meravigliato, stupito, estasiato, quello che si guarda, che non è semplicemente un vedere qualcosa, non è neanche semplicemente un guardare qualcosa, ma è un fissare con attenzione dicendo mamma mia, tanto per rendere un po' l'idea. E su che cosa dobbiamo fissare questo sguardo? Ecco, San Giovanni dice: le nostre mani lo hanno toccato, le nostre orecchie lo hanno udito, i nostri occhi lo hanno visto. Chi? Cosa? Il Verbo della vita. Noi abbiamo dinanzi ai nostri occhi, in questa meravigliosa chiesa, e invito tutti gli abitanti di questo luogo a ringraziare grandemente il Signore per questo splendido luogo di culto che c'è. Noi vediamo davanti ai nostri occhi, in questa atmosfera, come dire, forse unica, il Santissimo Sacramento sormontato dal crocifisso. Quindi e in alto c'è lo Spirito Santo sotto il baldacchino, molto molto significativo. Cioè vediamo la Santissima Umanità di colui che crediamo essere il Verbo di Dio, crocifissa, non ancora morta, viva sulla croce con gli occhi aperti,
E ancora senza la trafittura del costato per indicare che Gesù lì sta soffrendo, per lui non è ancora morto. E sotto vediamo il Santissimo Sacramento, dove non si vede né l'umanità né la divinità. Ecco, però ciò che i nostri occhi adesso contemplano in questi, non so neanche come chiamarli, in questi segni apparentemente privi di vita, privi di moto, no? Privi di vita, appunto, sembrano cose immobili, inerti, è Dio fatto uomo. Ed è sempre una nuova provocazione in senso buono, no? Per il nostro cuore, per la nostra fede, guardando bene il crocifisso, ma io ci credo che colui che sta in croce è colui che ha fatto l'universo, è colui al quale bastava solo un minimo leggerissimo moto della volontà per scendere dalla croce e fulminare tutti quelli che ce l'avevano messo, se solo avesse voluto. È colui che ha creato la mia anima dal nulla, è colui che governa la vita mia come singolo di tutto il mondo, della storia, che ha in mano le sorti della Chiesa, le sorti dell'umanità, senza che nulla possa sfuggire al suo volere. È colui dinanzi al quale mi presenterò al termine della vita terrena, a rendere conto di quello che ho fatto con il dono inestimabile della vita. Noi siamo degli esseri umani, siamo delle anime intelligenti, creati dal nulla, per una vita immortale, per delle opere buone che dobbiamo compiere sulla terra, per ricevere poi le ricompense, destinati ad una felicità inconcepibile a mente umana. Quelle cose che orecchie e occhi non videro, l'orecchio di queste Dio ha preparato per coloro che lo amano, leggeremo altrove nel Nuovo Testamento, no? Ma ci crediamo veramente? San Giovanni ne fu testimone oculare, scrisse queste cose perché frequentò Gesù, era sotto la croce e lo vide tornato dal cimitero vivo, tra poco sarà Pasqua. Le piaghe erano ancora visibili, ma erano fasci di luce e il corpo era completamente non soltanto restaurato, ma deificato, glorificato. La nostra fede si fonda su questo evento storico e crediamo, siamo reduci dal pellegrinaggio a Bolsena e a Orvieto, che nell'Eucaristia questo segno sacramentale apparentemente privo di vita, inerte, è presente lo stesso Gesù, vivo e vero, il suo cuore pulsante, la sua divina persona. Ecco perché lo sguardo è stasiato, no? Cioè, noi siamo qui ora e in questa piccola chiesa, pur vivendo nella condizione di poveri esseri umani, pellegrinaggio, nella condizione debole, ecco, di cittadini della vita terrena, pieni di difetti, pieni di miserie, pieni di peccati, però qui, ora, noi siamo realmente nell'anticamera del paradiso, non per scherzo, perché stiamo dinanzi alla presenza di Gesù, che in maniera differente da come la godremo certamente, ma non per questo meno vera. E dice San Giovanni, tutto questo noi ve lo scriviamo perché la nostra gioia sia perfetta, cioè la mia, che sono testimone di queste cose, e la vostra, che siete chiamati in qualche modo a condividere questa meravigliosa realtà. Certo, in questa vita abbiamo accesso a questa realtà solo per mezzo della fede, perché se togliamo la fede, tornando a guardare, non a contemplare ciò che abbiamo dinanzi agli occhi, vediamo un uomo crocifisso, forse innocente, ma un uomo, una rappresentazione di un uomo crocifisso, e poi vediamo un disco bianco, sappiamo essere Maneazza, e niente di più di quello, se la fede non ci aiuta a vedere oltre e a vedere altro.
E qui scendiamo alla seconda parte del primo capitolo. Dio è luce e in lui non ci sono tenebre. Come viene partecipata a noi la luce di Dio? Ecco, chi parteciperà alla Santa Veglia, alla notte di Pasqua, sì, che è indubbiamente la celebrazione in assoluto più bella e più significativa di tutto l'anno liturgico, dura a lungo, ecco, ma se durasse il doppio di quanto dura sarebbe sempre poco, perché è talmente bella e piena di segni, di significati da essere, ecco, soave e leggera, anche se il tempo che si impiega per viverla è un pochino più lungo rispetto a una messa normale. In quella notte si benedice il cielo pasquale, la chiesa è spenta, si entra in processione solo alla luce del cielo e con tutte le candele accese, candele che si riaccendono poi al momento della veglia in cui solennemente si rinnovano le promesse battesimali. Quindi la luce che Dio ci porta, che era verità tutta intera, è a noi accessibile solo per mezzo della fede. La fede che ci mette in contatto e ci fa ritenere come certissime cose che ai sensi risultano tutt'altro che evidenti. Noi ora non vediamo la presenza reale e sostanziale della persona divina di nostro Signore Gesù Cristo, non lo vediamo. Vediamo un'ostia. Ecco, la fede ci fa fare questo salto, ci fa passare dall'ostia alla persona viva e divina di nostro Signore Gesù Cristo. Attenzione, con un tasso di adesione, perché questa è la grandezza della fede divina e cattolica, come è chiamata. Cioè, noi dovremmo essere più sicuri, se ci avessimo la fede così come l'abbiamo ricevuta nel battesimo, attenzione, noi dovremmo essere più sicuri. E qui dinanzi a noi c'è Gesù Cristo in persona, che non che 2 più 2 fa 4. La fede è questa, la fede non è, come dire, un dire ma forse sarà così vero niente, però chi lo sa, forse sì, forse no, chissà. Questa non è la fede, questa è la parodia, ecco, è la degradazione, la mortificazione della fede divina e cattolica. Siamo sempre attenti, questo non è una sede perché stiamo facendo preghiere, adorazione, non catechesi, ecco. Ma tutto il problema, il famoso problema di Galileo Galilei, era solo su questo punto. Galileo diceva che se io ho una verità scientifica che 2 più 2 fa 4, o che se tiro un sasso per terra cade per la forza di gravità, ma questo certamente è più sicuro, cioè è più evidente che non che Gesù Cristo è presente nell'Eucaristia. E sembrerebbe che ci abbia ragione, ma non c'ha ragione. Perché il problema è proprio questo, che se uno ha la fede come dovrebbe essere, è più sicuro che Gesù Cristo è presente nell'Eucaristia che non che 2 più 2 fa 4. È più sicuro che si trova in paradiso, all'inferno, in purgatorio, che non che cade un sasso alla stessa velocità come Newton ha dimostrato con la legge di gravitazione universale, no? Eccetera, eccetera. Questa è la luce che il Signore porta. E per mezzo di quella luce tutto ciò che noi vediamo noi, intorno a noi, è trasfigurato. Allora, tanto per fare un esempio, no? Qui subito San Giovanni dice: se diciamo che siamo in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, mentiamo. E se camminiamo nella luce, che succede? Che oltre ad essere in comunione con Lui, siamo in comunione gli uni con gli altri. Ieri il nostro vescovo ci ha ricordato ciò che ha tanto a cuore, e che ha tanto a cuore semplicemente perché è vescovo della Chiesa Cattolica, discepolo di Gesù. Che cosa? Che la parrocchia diventi un luogo di comunione, una famiglia, un posto accogliente dove ci sono persone che hanno imparato ad amarsi, come dice Gesù, come io vi ho amato.
e che sanno portare questo in mezzo al mondo, non avendo nessuna preclusione nei confronti di nessuno, facendosi prossimi di tutti, imparando a dialogare anche con chi non la pensa come noi, d'accordo? A fare un gesto gentile, a stargli a fianco come si può, senza imporgli per forza che si converta, d'accordo? Perché si convertirà se vedrà in noi una testimonianza visibile di quello che Gesù ha operato. Allora, quando una persona è lontana dalla Chiesa, per esempio, ecco cosa vuol dire la luce, uno non pensa subito, ah, guarda, questo che è un disgraziato, è un senza Dio, se ne andrà sicuramente all'inferno. Per carità, potrebbe pure essere così, d'accordo? Però una persona che c'è la luce pensa a questo poverino, chi lo sa che brutte esperienze che ha vissuto, chi lo sa che educazione ci ha ricevuto, ma tu pensa a quello che si perde, che non conosce Gesù, non c'ha i sacramenti, non sta in grazia, non c'ha la Chiesa, quindi non è una persona da emarginare perché chi lo sa chi è una persona da compatire. Quindi anche il perdono che noi portiamo alle persone, il perdono, cioè se una persona ha fatto una cosa malvagia, quella cosa rimane malvagia, di quel gesto ne dovrà rispondere davanti a Dio, certamente, sia che si penta facendosi un po' di purgatorio, e sia che non si penta, che insomma complica un pochino la situazione. Ecco, noi perdoniamo, c'è un bellissimo scritto che ho letto una volta, dove in bocca alla Madonna mi hanno messo queste parole, no? Lei era sempre buonissima, aveva misericordia verso tutti, e si vedeva in questa descrizione un dialogo dove una persona dice, però Maria, ma tu perdoni sempre tutti. Però a volte veramente ci stanno delle persone, come fai a perdonarle? Sono proprio cattive. E lei dice, eh sì, lo so che sono, alcune persone sembrano proprio cattive. Ma io quando le guardo dico, ma tu pensa questo poveraccio? Cioè già aver fatto una cosa così brutta, pensa quanto possa stare male, perché il peccato ci porta alla morte dentro il cuore. Il più grande infelice, il più grande sofferente, è il peccatore. Non è che c'è un tumore guaribile per noi. Se tu pensi a sto coraggio, sta il peccato mortale, non c'ha la grazia di Dio, c'ha i rimorsi della coscienza, anche se a te sembra che, agli occhi tuoi magari sembra che sei la coda e se spassi la vita, non è così. C'ha i rimorsi della coscienza, sta sotto il corruccio di Dio, se non si pente avrà una brutta fine. E io sono la sua mamma, insomma, a me mi fa pena una persona così. Come faccio a odiarlo? Come faccio a perdonare? Devo pregare per lui. Questo vuol dire stare nella luce. Se non c'è questo qui, la nostra fede, la nostra pratica, le nostre messe, i nostri rosari, a che serve? Se non ci fanno in qualche modo entrare dentro di noi i sentimenti del cuore di Gesù. Oppure la profonda umiltà che deve caratterizzarsi, no? Il bisogno che noi abbiamo di essere perdonati. Paolo ce lo dice tantissime volte. Nessuno di noi ha il diritto di non sentirsi peccatore. Se diciamo che siamo senza peccato, dice San Giovanni, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Capite? Il tempo della Quaresima è un tempo propizio per fare un buon esame di coscienza, non soltanto dei peccati che commettiamo adesso nella vita presente, ma anche di quelli commessi nella vita passata. Forse abbiamo un po' di scheletri negli armadi, forse sono delle cose nella nostra vita di cui non abbiamo mai chiesto perdono a Gesù, sepolte magari nell'oblio, no? Della nostra gioventù, della nostra giovinezza, a volte addirittura della nostra adolescenza o infanzia. E di queste dobbiamo tutte portarle umilmente al Signore e dire non mi rendevo conto di quello che facevo, ero un ragazzino, eccetera, eccetera, però in coscienza pesa questa cosa e te ne chiedo perdono, no? E se adesso per grazia di Dio, per tanti suoi doni, perché ci siamo un po' avvicinati alla Chiesa, perché ci siamo un po' convertiti, speriamo, non ne facciamo troppo grossi, ringraziamo il Signore e comunque miriamo sempre la luce per vedere anche quelli piccoli. E per ringraziare il Signore che ci permette di non farne troppi grossi, eventualmente, non certo per giudicare chi ancora li fa, perché se quello che fa è peccati troppo grossi, magari avesse avuto le stesse grazie che ho ricevuto tu, che ho ricevuto io, magari sarebbe diventato
più santo di me di te, per esempio, no? Ecco, quindi guai a chi pensa di non aver peccato, chi pensa di non aver peccato, ecco, e speriamo che sia così, è tanto ignorante, cioè nel senso che non si rende conto, c'è cioè una coscienza talmente grezza, ecco, che non si rende conto di tanti peccati che commette. Questo è meno grave, oppure è talmente superbo, e questo è più grave, che non ha l'umiltà di guardarsi nel cuore, di ascoltare la voce della coscienza che lo rimprovera delle colpe che commette. E questa è un'altra caratteristica, cioè San Giovanni sta dicendo: c'è la luce di Dio, e concludiamo, guarda tre cose. Primo, come sta la tua fede. Secondo, come sta la tua verità, la tua comunione con il prossimo. E terzo, come sta la tua umiltà. Queste sono tre spie che ci fanno ben capire quanto la luce di Dio è entrata nel nostro cuore. Perché Dio è luce. Se tu incontri il Signore, ti si sveglia la fede, ti si ravviva la fede. Ti si accende almeno un pochino la carità, anche se non ci riesci subito a stare in pace con tutti, a perdonare tutto, però almeno capisci e credi che questa è la via. Già questo è tantissimo. E cominci a diventare un po' più umile, quindi smetti di guardare i peccati degli altri e cominci a guardare un pochino i tuoi. Se cominciano a starci queste tre cose, ecco, la Pasqua arriva alla grande, perché faremo una grande Pasqua. Altrimenti, ecco, quella notte di Pasqua, spero che tutti possiamo essere presenti, quando vedremo quella luce, chiediamo al Signore che ci faccia un pochino di luce, perché si vive bene alla sua luce. Ecco, ora faremo silenzio, spegneremo tutte le luci e lasceremo illuminati soltanto il crocifisso e Gesù, che ci aiuti anche in questa atmosfera a rievocare le cose su cui abbiamo meditato, e chiedere al Signore che la luce che c'è nella nostra sia sempre più profonda e più grande. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Santissimo e divinissimo sacramento.